No ragazzi, quest'oggi non sono impazzito. Creeremo il mio figlioletto a mia immagine e somiglianza, sì? Avete capito bene? E non solo, non sarà soltanto un mio figlioletto, no, sarà anche un aiutante. Infatti sarà forte quanto me, sarà possente quanto me e soprattutto anche intelligente quanto me. Date il benvenuto a... Mini Kendall! Allora, 5 anni fa ho già fatto un video con questa mod che mi ha divertito tantissimo, ma adesso è stata aggiornata e hanno aggiunto tante nuove cose. Guardate come mi guarda, che piccolino, che carino che sei. Non è proprio il mio figlio in realtà, sarebbe tipo un clone, un mini clone di Kendall. E come vi dicevo, può aiutarmi in tanti modi. Prima di tutto, ha un inventario, quindi se io dovessi prendere una cesta oppure un barile, non lo so sinceramente quale dei due devo prendere. Vediamo, proviamo con la cesta. Ok, la cesta funziona, vediamo il barile. Anche il barile funziona. Avremo ben 12 slot di inventario in cui poter mettere la nostra roba. Quindi per esempio se io dovessi essere super ricco e avere quindi gli oggetti più preziosi di Minecraft, potrei semplicemente fare così, lasciarli all'interno del suo piccolo personaggino, del suo inventario. Dopodiché con P lo faccio sparire. E starete pensando, quindi ti sono spariti gli oggetti? Ma ragazzi, ma secondo voi? No, ovviamente sono qua dentro, visto? Al sicuro, come se fosse una banca. Ti sei messo l'elmetto in ferro? Sono orgoglioso di te. Sono orgoglioso di te. Imparano così in fretta, ragazzi. E come vedete, appunto, lo slot per l'armatura, lo slot per l'arma e anche una targhetta per cambiargli la skin. Quindi lui lo vedete al momento in questo modo, no? Ma io posso anche cambiargli le sembianze. E allora vieni qua un attimo, mini colui che osserva, che dobbiamo cambiarti i vestiti. Prendiamo per esempio un incudine, prendiamo un name tag. Come... Idea. Questo è il destino, ragazzi. Stavo per dire come potrei cambiarlo. Ora vi faccio vedere. Vieni qua, vieni qua. Lo so, sono delle vesti che non ti si addicono. Tu sei un mini imperatore e adesso sei diventato uno stupido mini pollo. Oppure potrebbe essere il mio nuovo schiavo. Ci sarebbe, a dire la verità, con queste sembianze. Allora, ti faccio ritornare Kendall, dandogli semplicemente il name tag colui che osserva, oppure togliendogli questo semplicemente. E sai cosa? D'ora in poi ti chiamerai Candy, il mio piccolo aiutante. E adesso gli dobbiamo dare ovviamente un equipaggiamento. Io direi che gli possiamo dare il meglio del meglio. Una bella spada in nederite e un bel elmetto in ferro. Quindi prendi questo, prendi questo. E adesso aiutami a sconfiggere i mostri. Allora, cercherò di equipaggiarmi esattamente come lui. Tale padre, tale figlio. Sei già tutto agguerrito, vuoi subito andare a combattere? Va bene, aspetta. Allora, devo mettere subito notte, time set night. Ci diamo la night vision, sia a me che a lui. Non ti preoccupare, piccolo Candy. Ovviamente ti difenderò a costo della mia vita. E adesso andiamo a uccidere qualche mostro. Perché sì, lui mi aiuterà ad ammazzare i mostri. Che ci crediate o meno, è potentissimo, quasi quanto me. Ovviamente è una mia mini versione, quindi non sarà forte quanto me. Ma è più o meno forte quanto un player normale, ecco. Ok, vediamo se lo va ad attaccare. Vai Candy. Dai, 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 dai. Bravo, colpi critici, attaccalo. Eccolo, l'ha preso. Grandissimo, ha ammazzato uno zombie. Ha appena ammazzato uno zombie. Oh mio Dio, dai, 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 dai. Grande, anche il ragno. Oh, guarda, quello è grande quanto te. Attaccalo, attaccalo, è della tua statura. Uno, due, tre. Grandissimo, sono orgoglioso di te. Come se fossi mio figlio. Sei mio figlio in realtà. Tieni, mangia e recupera un pochettino di vita. Tra l'altro lui dovrebbe avere qualcosa come 20 di vita, ma ovviamente può mangiare qualsiasi cosa. Quindi per esempio prendiamo delle belle mele d'oro. Sai cosa? Ti incanto tutto l'equipaggiamento. Sì, 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 certo. Così farà ancora più male. Una bella spada in nederite con sharpness 5. Chissà se riuscirebbe a uccidere i boss. Secondo voi come se la cava? Tipo col Wither, con l'Ender Dragon? No, non ti girare. Non aver paura, sta tranquillo. Ce la potresti fare. Del resto, sei sangue del mio sangue. Figurati se non riesci a uccidere un draghetto piccolino. Allora, tieni, prendi anche l'elmetto incantato, ovviamente. Molto bene. E adesso mi equipaggio pure io meglio, come lui. Fantastico. Sono curioso. Ma se tipo ti metto delle mele d'oro qua, tu te le mangi di tua spontanea volontà? Cioè sinceramente ne dubito, però chi lo sa. Allora, summon zombie. Tecnicamente gli zombie dovrebbero attaccarlo anche se io sono in creativa. No, non lo attaccano, quindi attaccano soltanto me. Ok, attaccatemi. Bene, così lui mi difende adesso. Grande! Ma guarda che botte che gli tira. Oh, non scappare. Candy, Candy, difenditi. No, 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 no. È in fin di vita, è in fin di vita. Mangia, mangia la mela d'oro. Toh, recupera, recupera. Avete visto ragazzi che il suo nome era diventato tutto arancione? Vai, forza, attaccalo. Ho detto attaccalo. Grande, grande. Mamma quanto mi rendi orgoglioso. Aspetta, mi è venuta un'idea.
Voglio vedere come se la cava con il tridente e anche con arco e frecce. Perché quando ho provato questa mod per la primissima volta, non si poteva mettere tipo il tridente. Ok. Fermi un attimo. E se al tridente mettessi channeling, farebbe spawnare i fulmini. Prendiamo channeling e prendiamo loyalty. Ok. Uno e due. Lo sdoppiamo. Questo dammelo indietro. Tieni. Adesso mettiamo weather thunder, così inizia a piovere. E qualsiasi mostro che proverà ad attaccarci adesso verrà incenerito dai fulmini di Candy, tecnicamente. Tranne i creeper, penso. Perché i creeper... No, i creeper non credo, infatti. Non li può attaccare. Perché prima per attaccarli devono attaccare loro me. Quindi lui funziona più o meno come i cagnolini, che quindi ti difendono. Vediamo con uno zombie. Vai, lanciagli il tridente. No, non lo lancia. Oh, oh, oh. Vacci piano. Stavi morendo, piccoletto. Mangia, tieni. Recupera la vita. Ok, le mele d'oro non le mangia. Il tridente non lo lancia. Proviamo allora con l'arco. No, 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 no. Non lo puoi usare l'arco? Ma che peccato. La balestra? Chissà, forse la balestra la può usare? No. Ok, ti ridò la spada. Adesso devo fare in modo che tu riesca a combattere contro un wither. Come faccio? Come faccio? Devo creare una specie di arena. Aspettate, prima facciamolo sparire perché altrimenti cadrebbe. Allora, creiamo un'arena. Dovrà essere grande esattamente quanto il wither, perché il wither dovrà restarci bloccato. Non può essere più grande, altrimenti volerebbe via. E il mio mini-me non riuscirebbe ad attaccarlo. Quindi la facciamo grande quanto un wither, più o meno. Alta 4? Ma sì, penso che alta 4 dovrebbe bastare. Al massimo gli facciamo tipo un piedistallo per attaccarlo meglio. Ok. E ora chiudiamo qua su, in questo modo. Spero proprio che funzioni. Sono curioso di sapere come se la caverà il mini-me contro un wither. Del resto, il risultato non è scontato. Anzi, allora, spawniamo il mini-me. Ciao, piccoletto. Allora, io dovrò stare qua a darti tantissime mele d'oro. Però no, se scappi è un problema. Quindi, aspetta. Chiudiamo anche qua, così, in modo tale che lui non può andare da nessuna parte. Resta bloccato più o meno qua. Ok. Creiamo il wither. Ah, forse deve essere un po' più grande. Sentite un attimo, facciamo così. Ok. Sì, sta prendendo. Ok, ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. È dentro. Molto bene. Adesso dobbiamo trovare il modo di farli combattere. Quindi spawniamo il mini-me. Mettiamoci in survival e diamogli tanta tanta pappa. Wow wow wow. Come fa? Come ha fatto a uscire? Mini-me? Mini-me? Torna subito qua. Ecco. Bravissimo. È morto. Ok. Allora, uno, prima di tutto, come cavolo ti sei permesso a uccidere il mio piccolo figlioletto? Prendi questo. Ora te la vedrai col papà. E con la mia furia. Muori, maledetto. Muori. Te la prendi con i più piccoli, Prenditela con quelli della tua stazza. Più o meno. Ecco. Imbecille. Ok, non è stata proprio un'idea geniale, perché il mini-me è riuscito a scappare e ha preso anche danno. Ok, proviamo a respawnarlo. No. No, poverino. Il tuo amichetto si sta recuperando. Ci vogliono altri 20 secondi. Ok, ok. Cavolo, gli ho fatto tanto male, mi sa. Siccome io voglio testare anche la sua resistenza, vediamo come se la cava con un danno da caduta piuttosto esigente. Ok, ecco il mini-me. Allora, facciamo così. Ti do le mele d'oro. Tieni, perché l'effetto wither ti fa del male, lo so. No, non soffrire più, basta. Basta, sei un guerriero. Ok, se lo spingo giù, muore? No. Ma maledizione. Ok, ci riproviamo questa volta con lo slime. Mettiamo dello slime tutto attorno. Voglio vedere se rimbalza, perché di morire a quanto pare muore. Vabbè, del resto ragazzi, ricordatevi che è un piccolino purtroppo. Ok, rinasci tra 27 secondi. Secondo voi mangia le robe avvelenate? No, dai, non può essere mica scemo. Ah, ecco cosa potrei dargli. Delle belle pozioni. Pozione di rigenerazione, sì sì sì. Ok, rinasci piccolino. Ti do una bella pozione di rigenerazione. No, non me la devo bere io, tieni. Non la vuole? Allora te la lancio. Ok. E vediamo quanto rimbalzi adesso con lo slime. Ok. Non molto. Pensavo molto di più. Boh, in realtà è giusto, dai, per la sua stazza. Non prendere danno. Tieni, mangia questo. Non ci credo. Lo posso curare anche con le patate velenose. Vediamo se riesce a resistere al danno di una TNT. Che ovviamente, ragazzi, cioè, guardate. Comunque, parliamo di un'esplosione più grande di lui. Poverino. Siete pronti? Resta lì. No, mini-me, resta qua. Resta qua, te lo ordino io. Dove è andato? Tranquilli, è ancora vivo, non vi preoccupate, non è mica morto. Quanto ci vuole? 49 secondi? Che faccio nel frattempo? Mi giro i pollici. Allora, vediamo come se la cava con un dungeon. Quindi io adesso entro nel dungeon, inizio a lootare la cesta molto lentamente, vediamo se mi difenderà. Ok, bello, Sweeping Edge 3, fantastico. Una corazza in diamante per il cavallo. E sto ancora morendo. Dai, mini-me, salvami. Grande! Effettivamente mi ha salvato, ragazzi. Sono ancora vivo, nonostante io stessi prestando attenzione soltanto a questa cesta. Ok, bravo. E se per esempio gli dovessi dare un bel piccone? Ma lascialo stare, lascialo.
Se io al posto della spada ti do un piccone, tu ti metti tipo a scavare? Facciamo così, spawniamo un bel diamante. Guarda, guarda. Diamante. 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 Ragazzi, non è molto intelligente. Dai, scava il diamante. Forse gli devo dare tipo l'incipit. Allora, segui tuo papà, ok? Io lo scavo e tu lo scavi. Ah, dai, tocca a te. Scava questo. Niente, ragazzi, lui è fatto soltanto per combattere. Del resto, è mio figlio. Ragazzi, spero che questo video del mini me vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un super mi piace se così è stato. Troverete la mod qua sotto in descrizione perché è molto molto carina. E in questo modo potrete passare un po' di tempo con voi stessi. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Saluta.